partenza della seconda gara dell'Euroform Open da Silverstone contro Shikoyu, che mantiene il vantaggio della pole position, mentre Cameron Das va a proteggersi dal ritorno di Dennis Hauger. L'onboard di Billy Monger, che questa volta non riesce a prendere il podio come nella gara di ieri. Il contatto che mette subito fuori dai giochi Christian Hahn e Linus Lundqvist, due dei protagonisti attesi per questa manche britannica. Va Billy Monger a prendersi la posizione ai danni di Dennis Hauger, un ottimo sorpasso che lo porta sul terzo gradino del podio. Anche Nicolai Kjærgaard avrà la meglio poi del norvegese, che ha fatto un po' di fatica ad adattarsi al cambio di temperature. Monger sopravanzerà anche Ahmed per il terzo gradino del podio, brevemente sarà anche secondo con questa manovra da antologia ai danni di Cameron Das, che perde l'ala, ma proprio nel confronto con lo statunitense Ahmed riesce a sopravanzare prima il compagno insieme al team Motopark e poi tirare la staccata a Monger all'arrivo delle Brooklands, prendendosi la seconda posizione. Poco dopo Monger deve abdicare anche al terzo gradino del podio a favore del compagno Nicolai Kjærgaard. Das con l'ala rotta perde la posizione anche su Hauger, che chiuderà al quinto posto. In arrivo alla Stoa, appaiato all'hangar straight all'esterno, Kjærgaard tira la staccata su Monger, mette addirittura una ruota sull'erba per portarsi a casa però il secondo podio del fine settimana, seconda anche vittoria di Toshiko Oyu nella sua prima apparizione nella Euro Formula Open. Un tripudio del team Motopark con Ahmed e Kjærgaard sul podio.